Ciao a tutti e benvenuti al video numero 5 della serie Io resto a casa e uso gli attrezzi. Oggi faremo un lavoro creativo, useremo pennelli e colori e pastroccheremo un po' insieme. Abbiamo pensato anche ai più piccoli perché riteniamo che questo tipo di lavoro possa essere adatto anche a loro. Infatti, oggi andremo a cambiare l'aspetto di una cornice. Magari avete a casa un quadro con una cornice che non vi piace più tanto. Vi facciamo vedere come poter fare, quindi come potervi cambiare l'aspetto. Noi abbiamo trovato delle cornici vecchie in magazzino e su ognuna di loro andremo ad effettuare un tipo diverso di lavorazione. Vi consigliamo vivamente di smontare il quadro dalla cornice in maniera tale da poterci lavorare in modo più agevole. Per vedere come si fa e farlo in sicurezza, vi consigliamo di andare a vedere il video numero 3 della serie Io resto a casa uso gli attrezzi che trovate pubblicato alla nostra pagina Facebook dal titolo Come ripulire il tuo quadro dagli insetti. Bene, quindi prepariamoci per lavorare insieme. Ciao a tutti. Bene, ho qui con me una vecchia cornice e vi cambieremo un po', ma solamente un po', il suo aspetto. Diciamo che questo azzurro mi ha un po' stancato e vicino a questo oro io metterei un bel nero che è elegante. Che mi serve? Innanzitutto, guardate nel vostro astuccio, dato che questo video lo dedichiamo anche ai ragazzi. Guardate nel vostro astuccio e cercate una tempera nera. Una ciotolina per diluire il colore. Ci vuole un abrasivo per poter, diciamo così, carteggiare la parte da colorare, che in casa potete trovare la paglietta di mamma, quella dei piatti o delle per le pentole. Nella cassetta degli attrezzi di babbo potete cercare o una spugna come questa abrasiva, potrebbe essere anche rossiccia, va bene uguale, o un pezzettino di carta vetrata. Iniziamo. Con l'abrasivo prenderò la paglietta delle pentole. Dopo aver strofinato con energia, puliamo la superficie da colorare con o un batuffolo di cotone o un pezzetto di carta assorbente asciugamani con dell'alcol. Spruzzatina e lo passate con decisione sempre sulla parte da colorare. Pulirà e sgrasserà la superficie della cornice. Prendiamo il colore nero e mettiamo un tot. Un pennello, possiamo inumidirlo prima di usarlo con un po' d'acqua. E il colore lo usate abbastanza denso, quindi pennello a bagno e poi giocherellate con il colore. Inzuppate bene bene il pennello. Andiamo a vedere che succede. Ripeto, il colore deve essere abbastanza denso
tenete la mano ferma. Ecco qua. Uno. Colore denso. Ecco qua. Ed ora lo lasciamo asciugare. Secondo me è più bella di prima. Ed ora che la cornice è asciutta, sono proprio convinto che è più bella di prima. Molto più elegante. Controllo di aver coperto bene la superficie che ho appena colorato. E è pronta per essere riappesa. Ecco qua. Ora su questa cornice proveremo a fare un effetto shabby. La faremo bianca e l'antichizzeremo un po'. Vediamo insieme cosa succede e cosa riusciamo a fare. Come vi dicevo prima, vi tenete a portata di mano o una spugna abrasiva o della carta vetrata, la paglietta per le pentole, un po' d'alcol, un po' d'acqua e stavolta la tempera bianca. Iniziamo con lo spagliettare la superficie della cornice, tutta la superficie della cornice. Con forza. Paglietta da cucina, meglio averla nuova, che sarà sicuramente meno grassa. Insistiamo ancora un po'. Ed ora, un po' di cotone, mi prendo, alcol e passo tutta la cornice. Mettiamo un po' di bianco. Un pennello. Bagniamo un po' il pennello. Anche stavolta il colore deve essere un po' denso. Altrimenti non riuscirebbe a coprire il colore scuro che ha la cornice. Proviamo. Ci vorranno almeno due, forse anche tre mani di bianco.
Ora che la prima mano è asciutta, passiamo alla seconda. Passate velocemente, altrimenti la seconda mano vi scioglie la prima. Un passaggio e basta. Non insistete. Ed ora la terza mano. Ora è asciutta, secondo me è già carina così. Però potete fare un altro paio di interventi. Uno è con un pezzettino di carta vetrata, o addirittura con la paglietta di prima, ma io in questo caso preferisco la carta vetrata. Graffiamo tutti gli angoli della cornice. Facciamo ritornare fuori il colore della cornice che abbiamo coperto con il bianco. Ed ecco un effetto shabby. Oppure prendete la spazzola delle scarpe, che è sicuramente sporca di lucido, nero o marrone, e spazzolate la cornice. Qui invece di consumare il colore, lo andiamo a sporcare e facciamo comunque risaltare bene in questo modo la sagoma della cornice, mettendo in evidenza con lo scuro del lucido la forma della cornice, tutti gli angolini. Di qua dove abbiamo consumato il colore possiamo lasciare o così, oppure anche qui passiamo un po' di spazzola per invecchiare il bianco. Ed ecco qua che abbiamo trasformato una vecchia cornice. Ora facciamo una cosa un po' più difficile. Con questa cornice molto lavorata cercheremo di dargli un aspetto un po' più moderno. Il difficile sarà far aggrappare il colore su una superficie come questa, che è un po' cerata. Quindi inizio con prendere o uno straccio o un pezzo di cotone, alcol, e comincio a strofinare. Con forza e decisione. Per questa operazione mi serviranno dei colori acrilici.
sono dei colori un po' più forti della tempera, si aggrappano sulla superficie molto più che le temperine che abbiamo usato qui. Ecco qua. Dopo aver dato almeno 3 mani di bianco, la cornice è asciutta, passiamo alla fase successiva. Prendo una tempera rossa, se vi piace rosso, pochissima, non la diluisco, prendo un pennello e sporco giusto la punta del pennello. Proprio devo accarezzare con il pennello i risalti. Ed ecco che abbiamo ridato una nuova vita e un nuovo aspetto alla vecchia cornice. Spero di avervi tenuto compagnia con questi 3 piccoli lavori da fare in casa. Ci vediamo al prossimo video e grazie per essere stati con noi. Per chi ha già partecipato ad uno dei nostri corsi, sa bene che quando lavoriamo insieme qui in bottega, si entra molto più nello specifico delle tecniche e dei materiali. Oggi abbiamo voluto tenervi un po' compagnia e proponendovi questi semplici e veloci lavori fai da te. Quindi, che dire, grazie per essere stati con noi e ci vediamo presto. Alla prossima, ciao!